Dunque, mio marito era bello, alto, simpatico e di gran compagnia, ma veramente di... Lo chiamava la gente per far a cena, per fargli compagnia. Io l'ho conosciuto da Merloni, perché Merloni mi dava sempre il manno per... perché gli teneva sulla serata, capito? Era burlone, perché abbiamo fatto anche tante burle insieme, questo per giunta cementava l'amicizia. Era un estroverso, era allegro, era severo, si arrabbiava, poi dopo 2 minuti rideva. Era un grande barzellettiere. A livello proprio professionale era proprio il capo ideale. Trattava noi come, non come operai, ma come amici. C'ho il rammarico di averlo conosciuto troppo poco tempo. Era una persona che ci consente. Con tutti, con tutti scherzava. Però quando era finito lo scherzo, bisogna tirare la testa e darcela. Aveva sempre una cravatta di ricambio, aveva sempre una cravatta nuova nella borsa, e al suo interlocutore diceva che la cravatta che portava non era delle migliori. E nel momento in cui si sentiva dire, beh, è vero, la sua è più bella, lui dalla borsa tirava fuori una copia esatta della sua cravatta e la regalava all'interlocutore. E così probabilmente acquisiva più simpatia di quella che uno spontaneamente non poteva dargli che a prima vista. Arrivava al mare con questa macchina speciale che noi ragazzini, io e Francesco, al mare a Senigallia sognavamo come un'astronave. Me lo ricordo come un uomo grande, alto, molto energico. La sua forza era quella di una presenza imponente, di una grande energia che si percepiva anche a distanza. Io lo guardavo dal basso verso l'alto come un grande gigante. Ermanno Casoli era un imprenditore un po' atipico, nel senso che aveva studiato per fare una cosa completamente diversa, poi come succedeva forse con più facilità 40 anni fa, a un certo punto ti cade una mela in testa e capisci che la tua strada è un'altra. Io ho avuto il grande piacere di frequentarlo dai primi anni della gioventù, le mie prime esperienze professionali negli anni 63-64, nella sua precedente esperienza lavorativa, e poi l'ho accompagnato dalla costituzione della Elica in avanti fino al famoso sabato della telefonata della sua scomparsa. È stato un bello stronzo lasciarmi da solo a 16 anni. Ermanno, credo che all'interno di Elica costituisca un po' un mito. È la figura che si vede entrando all'interno della sede centrale, questo grande ritratto. Qualche volta lui mi portava, era presidente del Rotary, mi portava a cena. Io, diciamo, ero un po' il cocchetto suo, mi sentivo abbastanza, no? Mi faceva sedere sempre vicino a lui, mi faceva un po' da padre. Bisogna sempre essere onesti. Questa è la cosa più importante che mi diceva, e dire sempre la verità. Se l'azienda vince il premio perché lì si lavora meglio, è perché il clima è diverso da quello di altre aziende. Francesco è un po' un personaggio tipo il padre, che anche lui ha la burla facile, ispira simpatia, eccetera. Quindi questa atmosfera prosegue da quando c'era Ermanno. Convolgeva, trascinava la gente, nel senso, quando diceva una cosa, la cosa doveva essere seguita. Come entrava, diciamo, da noi si sentiva, perché aveva un tono di voce abbastanza... si sentiva subito che era arrivato il dottor Casoli, diciamo. Noi nel Fabrianese siamo persone, ossia eravamo perlomeno, anche adesso penso che sia la stessa cosa, delle persone molto molto laboriose. Insomma, il lavoro non ci spaurava, e anche se Ermanno è riuscito magari a far quello che ha fatto, penso che sia anche merito nostro per il tipo di persone che eravamo, penso che abbia contribuito pure a far venire in testa a lui che... di fondare qualcosa di importante, cosa che poi ha realmente realizzato. Ermanno c'aveva lo studio dove sta adesso Francesco,
erano una trentina gli operai insieme agli impiegati. Tutte le sere alle 5:30, alle 6, quando loro uscivano, in fila, questa è una cosa che non scorderò mai, in fila davano la buonanotte, la buonasera al dottore, il dottore, lo chiamavano il dottore. Tutti, tutti! Anzi, adesso vai all'elica e non ti saluta qualcuno. A me questo mi fa diventare una bestia. Questo essere stato capace di far nascere un'azienda che poi è cresciuta nel tempo, quindi dargli quell'imprinting che le ha consentito poi di crescere, testimonia proprio questa capacità che è tipica di moltissimi marchigiani. Una sorta di vocazione in una terra, che è vero che è una terra contadina, una terra anche, se vogliamo, di pastori, ma in cui è stato sempre molto presente lo spirito artigiano, quindi l'intraprendenza. Ermanno Casoli non era un metalmezzadro. Io non amo molto questa definizione. Il metalmezzadro, secondo me, è molto riduttiva da una parte, da un'altra parte ci ha un po' ingabbiati anche in questa visione un po' bucolica dell'industria. E poi rischi che, se rimani nella visione bucolica, rischi di non fare il salto e di non poter diventare internazionale, di non poter uscire dalla provincia. Quindi l'Elica è partita, il primo cliente era un cliente francese, quindi il primo cliente non è stato un cliente italiano. Questo per farvi capire che lui ha cercato di portare le Marche fuori dalle Marche, e secondo me è stata la grande vittoria di Ermanno Casoli. Ermanno Casoli è riuscito a fondare un'azienda con un seme, quindi con uno spirito, non da metalmezzadro. Quel seme ancora c'è, e questo è quello che ha contraddistinto questa azienda rispetto a quello che c'è intorno a noi. Io sono di Iesi, sono venuta ospite a Fabriano a casa di un nostro notaio e ho conosciuto Ermanno al bar centrale. L'ho visto, poi dopo ero invitata dai Merloni, l'ho incontrato là e ci siamo un colpo di fulmine. Faceva il veterinario, curava le bestie, le pecore, secondo Fabriano ce n'erano molti in quel periodo. A questo proposito voglio ricordare un episodio che parla proprio di un pezzo della vita di Ermanno che nessuno conosce, perché Ermanno era veterinario. E una sera, mentre eravamo andati a trovarlo a Fabriano, e c'eravamo io, Dodi Breccia, che era uno che studiava da farmacista, e un altro, penso sia stato mio cugino Gianni, eravamo insieme a Ermanno, e arriva la telefonata di uno che cercava il veterinario perché gli stava partorendo una vacca. E allora Ermanno dice, oh, devo andare via, eravamo a casa Ermanno, e dico, vabbè, veniamo pure noi. E dice, dai, andiamo. Ci mette su un camice, ci presenta come suoi studenti aiutanti, e tutti vivemmo questa esperienza della nascita di un vitello. È stato buffissimo, perché mi ricordo che a un certo momento abbiamo dovuto legare il vitello per le zampe per cercare di tirarlo fuori con la corda. Allora, uno di noi, c'era Dodi Breccia, teneva la coda della vacca per aria e noi tiravamo la corda. A un certo momento questo vitello viene fuori, lo sbattiamo contro il muro, cade giù, dico, oddio, l'avevo ammazzato. E invece questo si scrolla un po'. E poi si mette in piedi, grande festa. Ecco, io questo me lo ricorderò sempre, perché è stata un'esperienza, penso, unica, quella di aiutare Ermanno a far nascere un vitello. Lui era socio alla Faber, e da lì è nata tutta, la cappa è nata da lì, capito? Poi dopo lui è venuto via, si è staccato e si è messo per conto suo, da solo. La prima cappa l'ha costruita in campagna, al Colle Paganello. E quella è stata la prima Elica. Come è nata l'Elica, il nome, così, perché era molto geniale mio marito, Elica, la cosa che girava. Era estroso, lui come prendeva, non so, un pezzo di carta, ci veniva fuori un cappello, un fiore. Si prendeva le forbici, faceva, come si chiamano quelle che fa i giapponesi? Le sue mani erano sempre in movimento, gli piaceva pitturare. Pitturava, si firmava Casoli Ermanno, Casoli è venuto fuori caserma. Il fatto che questo signore fosse un veterinario, per esempio, e il fatto che fosse anche un appassionato d'arte,
e da come mi raccontava Francesco anche un autodidatta, gli piaceva dipingere. E poi improvvisamente inizia a crearsi un'azienda, un'industria, a fare delle cappe, degli elettrodomestici. È già di per sé stessa una storia straordinaria, una storia di creatività, una storia di una persona diversa. E quindi quello che noi possiamo fare in questo modo, essendo qui a gestire l'azienda oggi, dopo tanti anni alla sua scomparsa, è quella di mantenere un po' di questa diversità, di questa creatività, e quindi essere diversi dagli altri. E forse ci viene così naturalmente, siamo pazzi naturalmente, senza farlo perché vogliamo farlo, c'è un filone dietro che dobbiamo seguire. E questa forse è la grande eredità di Ermanno. Ora, se non volete usare il legno, volete usare le mani, siete liberi di fare quello che volete. Mio padre era una persona che amava il pensiero laterale, pur se quel tempo non era declinata in questa maniera, ma mio padre amava pensare in maniera sorprendente. Questo sorprendere penso che è e continuerà ad essere una delle caratteristiche della nostra azienda. Chi ha finito può alzare l'asse. Qui in Elica puoi fare una cosa che in altre aziende non puoi fare, e cioè sperimentare iniziative, progetti. È come se fossimo quasi in una sorta di laboratorio permanente. E questo dal mio punto di vista è attribuibile ad Ermanno Casoli, al suo spirito pionieristico, eclettico, del resto un veterinario che inventa, realizza un prodotto ad altissima tecnologia, funzionalità, design, non può che essere multidisciplinare. E la multidisciplinarità, l'interfunzionalità sono gli elementi in questo momento più contemporanei nelle aziende che ti permettono di realizzare prodotti di altissimo design come quelli che stiamo facendo noi. L'arte da questo punto di vista ci ha permesso di continuare a mantenere alta questa cultura di impresa, questo modo di fare, perché l'arte, soprattutto l'arte contemporanea, che è di rottura per definizione, che è provocazione, che è essere alternativo, ti permette di prendere confidenza con uno stato emotivo, mentale, che ti allena alla scoperta, alla sorpresa, a una realizzazione inattesa in qualche modo. Mi piace anche pensare che probabilmente se questa azienda fosse stata fondata da un tecnico, forse Deborah, con una laurea in matematica, non sarebbe potuta passare da un ufficio del personale a un ufficio marketing. Questo è l'ultimo di chi è? Primo. Primo. Scabello. No, io volevo fare un po' di Messina lì, visto che non ci riuscivo, visto che non riescono a farlo. Perché una fondazione dedicata alla memoria di Ermanno Casoli, che si occupi di arte contemporanea? Ermanno è stato un imprenditore geniale, innovativo, era a modo suo un intellettuale, una persona che conosceva l'arte contemporanea, l'arte del suo tempo. Eppure essendo in un posto periferico, marginale per l'arte contemporanea come era Fabriano, aveva in qualche modo ereditato quegli elementi che sono così importanti nella storia di Fabriano, come la presenza di uno degli artisti più importanti di tutta la storia dell'arte, che è appunto Gentile. Ma al di là di queste radici che sono legate alla sua terra, Ermanno era riuscito ad intercettare quelle poche forze, quelle poche intelligenze per l'arte contemporanea che vivevano quando lui era qui a fondare questa azienda. In quegli anni uno degli artisti più conosciuti a Fabriano era Edgardo Mannucci, un artista che aveva avuto modo di conoscere tutta l'avanguardia dagli anni 20 agli anni 80. Oltre a Mannucci, anche Giuseppe Uncini frequentava la famiglia Casoli, i figli hanno avuto modo di conoscerlo, dunque in famiglia si respirava questa passione per l'arte, questo interesse per l'arte. Ermanno a modo suo è stato un artista, dipingeva, disegnava, aveva un atteggiamento nei confronti della vita particolarmente estroso, più legato alla figura di un creativo piuttosto che a quella di un industriale. Anzi, possiamo dire che paradossalmente il suo capolavoro è stato quello che è diventato il simbolo di Elica, cioè la cappa aspirante. Gli piaceva andare a cavallo, difatti è morto a cavallo. Il primo infarto ce l'ha avuto che c'aveva 32 anni.
Dopo 3 anni di matrimonio, anzi, ci ha avuto il primo infarto. Poi ci ha avuto il secondo, ci avevo già Cristina piccolina, e il terzo è stato fatale. Quando sono andato a casa, era più o meno le 1, le 13, sono andato dal circolo lì vicino, che c'era Finzialetti, che era l'idraulico, che era anche l'idraulico dell'elica, dovevo mettere il termosifone, andavo a chiamare se veniva a farmi un preventivo lì a casa. E mi ha detto, dice, è morto il padrone tuo, quella volta diceva così, il padrone tuo. E dico, ma che? Dico, io lavoro all'elica, nel senso che... ero stato fino a mezzogiorno, diciamo, prima che andasse a cavallo, ha detto, dico, lavoro con l'Erica, con Caso, dico, dice sì, dice, beh, è morto, dice, è nato a cavallo, dice, è morto lì dal circolo ippico. Lì non ci potevo credere, diciamo così. Dopo sono corso giù a casa, l'avevano portato a casa e l'ho visto, diciamo. Io non ero a Fabriano, ero in montagna con il CAI a fare la settimana bianca con i figli. Sì. Hanno telefonato al capogruppo, naturalmente, dicendogli che era morto. E invece a me mi hanno detto che c'aveva avuto l'infarto, dovevo venire giù subito. E allora gli ho detto, ma tanto andiamo via tutti domani, perché adesso devo andare giù subito. Invece mi hanno chiamato un taxi, abbiamo preso la roba, no, perché è rimasta tutta lì, poi me l'hanno portata. Ho preso i figli e siamo venuti giù. E io, quando sono arrivata qui verso le 2 di notte, ho visto tutto illuminato, ho visto tutte le macchine di sotto, ho immaginato che è morto. C'erano tutti gli operai, capito? Facevano la biglia. Quando è morto, la sensazione è stata di qualcosa che non c'era più, che creava un senso di destabilizzazione. Forse un po' la stessa sensazione che abbiamo avuto anni dopo qui a Fabriano, quando c'è stato il terremoto, cioè una sorta di certezza, qualcosa che non ti aspetti. È stato veramente un grosso dispiacere, come se fosse morto mio padre. E quindi dopo circa 30 anni lo rimpiango ancora. Mi è cascato il mondo addosso. Io ero seduta lì. Babbo era qua, babbo, mio padre. Mi ha detto, Gianna, che fai? Vendi oppure? Io ho detto, può oppure. Io dico, babbo, se va male, vengo a Iesi e mi darai un pezzo di pane, gli ho detto, proprio così. Lì era, qui su questo, erano così i divani, eh. E il mano era là, eh. Dopo 3 giorni sono andata all'Edica. Era febbraio, mi sono rimboccata le maniche fino a quassù, era un freddo, vediamo. E c'era mio padre e mio cugino Gennaro. Mi hanno chiamato tutti i rappresentanti Italia, e quelli 2 o 3 esteri che ci avevamo. E gli ho detto, da oggi in poi Gianna rappresenterà Ermanno. E così è partita la mia avventura. Io sono stata a catena. È brutto dire catena, non mi piace, sono stata in linea con gli operai. Per vedere come si faceva una cappa, perché io non sapevo né pagare una bolletta, né andare in banca, non sapevo fare niente io. Perché babbo mi teneva in mezzo al cotone, Ermanno mi adorava, perciò non... Mi sono trovata dalla mattina alla sera vedova, con 2 figli piccolini, con un'azienda sulle spalle, che non lo auguro a nessuno. Era voluto bene anche a Fabriano, era amato proprio. Io mi ricordo il funerale vagamente, ma non finiva più quanta gente c'era. L'hanno portato a San Venanzo, perché nella parrocchia nostra tanta era la gente, non c'entrava. Allora in cattedrale siamo andati. Però io non mi ricordo, per esempio, mi hanno detto se volevo la banda, io ho detto assolutamente la banda, io piango, la banda mi fa piangere, no? Ecco, una cosa così, io non ho voluto la compassione di nessuno, questo è un egoismo da parte mia, la compassione di nessuno, non mi sono mai vista, non mi sono mai fatta vedere da nessuno a piangere. E questo è un difetto che ho. Io non voglio essere poretta, ma potete poretta. Io ho le braccia e vado avanti, il cervello ancora mi funzionava, mi funziona poco adesso perché ormai sono vecchia, ma quella volta mi funzionava ancora. Ermanno mio, tu hai avuto tanto male e te ne voglio ancora, tutti i giorni ti vengo a trovare, tu lo sai che mi vedi.
Un bacio.